Amici di Campi Iblei, buonasera e benvenuti a questa puntata speciale di Campioni di Tiro, direttamente qui dal piazzale del Napoli Farm Village, pronti per trasmettervi in diretta la presentazione ufficiale della squadra azzurra. Questa sera, proprio sul palco che vedete alle mie spalle, è il nostro buon Antonio Di Gennaro già in postazione, pronto a raccontarvi con le immagini quello che sarà un evento, uno special guest, insomma, di questa serata, coronato ovviamente da diverse migliaia di tifosi che hanno praticamente riempito tutto il piazzale qui antistante il palco d'onore. Tifosi che sono accorsi in tantissimi in questo weekend qui a Vivaro, nella Val di Sole. È un evento che ovviamente ha richiamato tutto il bacino, ha raccolto tutti i tifosi azzurri che qui proprio magari vivono nei paraggi, in zona, insomma, o tutti quelli che dal nord Italia e dell'Europa centrale sono accorsi per vivere dal vivo sulla pelle le emozioni di questo Napoli campione d'Italia. Insomma, un appuntamento questo sicuramente focale, importante, che vedrà appunto la presentazione ufficiale della squadra agli ordini di Rudy Garcia, nuovo allenatore del Napoli nella stagione targata 2023-2024. Nuovo allenatore appunto scelto per sostituire Luciano Spalletti, che ha deciso quindi di lasciare la panchina azzurra. Rudy Garcia che accetta una sfida sicuramente imponente, importante, un allenatore che con un palmarès comunque di tutto rispetto, considerato i titoli già vinti in Francia, la parentesi italiana sulla panchina della Roma e poi successivamente in Arabia Saudita. Rientrato quindi in Italia dalla porta principale sulla panchina della squadra titolata, della squadra campione d'Italia in questo momento, quindi pronto per mettersi in gioco e soprattutto per portare, anzi far restare i campioni in carica proprio lassù in cima alla classifica. Certo, non sarà un'impresa facile, di confermarsi per 2 anni consecutivi. È un'impresa che è veramente riuscita a poche società, a poche squadre. Quindi mister Rudy Garcia è chiamato veramente a un impegno arduo, un impegno sicuramente importante, ma ad ogni modo stimoli e ambizioni non mancano di certo all'uomo Rudy e ovviamente al professionista, all'allenatore Garcia. E ovviamente saremo con voi per tutta la serata e fino al termine per raccontarvi quelle che sono le parole che ascolteremo di volta in volta da tutti coloro, i calciatori, che si siederanno proprio lì nel palco che vedete proprio alle mie spalle. Insomma, nella giornata di oggi invece è stata caratterizzata da due appuntamenti, da due allenamenti che si sono svolti nella mattinata e nel pomeriggio. Doppia seduta di allenamento che si è svolta appunto nella mattina intorno alle 10:30 e poi bissata nel pomeriggio alle 17:30. L'unica nota di rilievo da sottolineare: un piccolo infortunio occorso al brasiliano Juan Jesus nel pomeriggio, ma prontamente, insomma, la società ha già fatto pervenire comunicato che si tratta semplicemente di un piccolo risentimento alla coscia. Abbiamo trasmesso proprio sulla pagina Facebook di Tribuna Flegrea in live tutto l'allenamento del pomeriggio, raccontandovi quello che accadeva, insomma, e abbiamo anche documentato proprio questo evento del risentimento patito proprio da Juan Jesus, insomma, in uno scontro di gioco, uno scontro fortuito. Le immagini invece ci portano proprio alle fasi di studio, alla fase di tattiche che mister Rudy Garcia sta mettendo in piano proprio con la rosa in questo momento a disposizione. Diciamo ovviamente in questo momento a disposizione perché comunque il Napoli ha bisogno di completarsi in alcuni suoi tasselli, in particolare il centrale di difesa dopo la partenza del sudcoreano Kim Min-jae, che ovviamente ha lasciato la società azzurra per accasarsi a tedeschi del Bayern di Monaco, tedeschi che hanno pagato la clausola del coreano e quindi insomma hanno acquisito le prestazioni del calciatore con un cospicuo stipendio a favore del coreano stesso e quindi insomma veramente
Ora tocca al Napoli stesso riuscire a trovare un valido sostituto, anche perché Juan Jesus e Ostigard, per quanto siano elementi di sicuro valore tecnico, il Napoli ha bisogno di un ulteriore innesto in difesa che possa essere funzionale al gioco azzurro più che un nome altisonante. Ovviamente non è solo la difesa che deve essere messa a posto, quadrata, ma si parla ovviamente anche di un eventuale sostituto o comunque un jolly di centrocampo, considerata anche la partenza di Dombele. È chiaro che un ulteriore centrocampista che possa far rifiatare ora Lobotka o ora Anissa, insomma, è più che altro indispensabile. Nella fattispecie si sta provando invece proprio un giovane della primavera che si è aggregato in prima squadra e ad oggi abbiamo visto decisamente sugli scudi. Parliamo di, del calciatore Colò, che praticamente sta mostrando decisamente molte qualità, oltre all'imponenza fisica, per cui molto probabilmente il calciatore potrebbe essere proprio lui l'indiziato numero uno a rimanere nella rosa di questo Napoli targato Rudy Garcia. E chiaro è che al momento resta un'ipotesi valida, ma molto probabilmente il dirigente, il direttore sportivo Meluso, dovrà mettere, buttare occhio sul mercato in Europa possibilmente per trovare un sostituto che sia tecnicamente funzionale a quello che è il gioco della squadra azzurra. Insomma, veramente c'è ancora da lavorare e qui a Di Maro si iniziano a vedere già le prime indicazioni tattiche di questo Napoli che fa del fraseggio, dello scambio stretto e grazie anche ai buoni palleggiatori che può vantare in rosa, la possibilità di impostare il gioco e ovviamente riuscire a dettare la propria anche nel prossimo campionato. Insomma, manca davvero poco, una manciata di minuti, e saremo ovviamente in diretta per ascoltare proprio dalla voce dei protagonisti della stagione passata e speriamo, incrociamo le dita, della stagione futura, quelle che saranno un po' le vicende di casa Napoli. Dopo la sessione di allenamento, come al solito, sono ovviamente... Siamo pronti a cominciare! Anche per alcuni calciatori, per il rito degli autografi. Sentiamo Decibel Bellini dal palco che incita la folla presente veramente in massa qui nel piazzale del Napoli Summer Village, e ovviamente un appuntamento a cui pochi hanno voluto, a cui pochi sono voluti mancare, quindi veramente ha un richiamo incandescente questo qui a Di Maro, che ha voluto proprio tenere banco la possibilità di avere la possibilità di raccontare e di vivere sulla pelle queste emozioni. Insomma, attendiamo ancora qualche istante perché a momenti dovrebbe essere la linea per raccontare con le immagini quello che succede sul palco di Maro, qui nel nostro village, nel nostro Summer Village. Si alzano i cori dei tifosi dalla platea per incitare i propri beniamini, i propri calciatori, che sono ovviamente pronti quasi per salire sul palco. Quindi dicevamo, appunto, siamo dietro le quinte del palco per raccontarvi ancora quello che tra pochi istanti vedremo nelle immagini di Antonio Di Gennaro in postazione, che ci racconterà appunto di quello che succederà a momenti sul palco d'onore con i calciatori che si presenteranno in bello stile e per parlare, per ascoltare ovviamente anche i cori che nel frattempo già si sentono, insomma, quindi veramente l'atmosfera è più che calda, veramente caldissima.
così come lo è stata in tutti questi giorni, considerato anche l'enorme numero di tifosi che ad ogni modo è arrivata qui in Val di Sole. Quindi il weekend sicuramente ha propiziato coloro che in un certo modo, avendo la possibilità di allungarsi qualche giorno in più, sono giunti per sostare e rimanere qualche giorno in più. Iniziamo! Invece per coloro che hanno avuto più tempo, hanno già vissuto l'atmosfera di Paro nei giorni precedenti. Dicibel Bellini con la sua voce tuona la carica per i tifosi e per cominciare la serata. Insomma, quindi magari lascio come la bomba di Napoli, quello che mi fa ballare, lo speaker della nostra squadra del cuore, Natale Tacci. Tutte le mani su. Voglio tutte le mani su. Oh! Rispetto allo scorso anno è cambiata una cosa. È cambiato che siamo noi! Siamo abbracciatevi, vai! Abbraccio! Abbracciatevi anche là! Tutti! Voglio sentire la voce di Di Maro! Si salta su! Napoli, forza Napoli. Napoli, la mia Napoli. Voglio fare un video per il mio amico Nino D'Angelo. Lo voglio mandare a Nino. Tutte le mani su, tutte. Oh! Come fa? Di Maro, abbraccia la persona che hai abbracciato prima. E salta su! Maladie.
nato un po' in quartiere, però pare una straniera, te guarda e mi pare vero, che mo stai con il c***o. Malati, malati, come tu sei una malati, 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 tu sei vero pure il cucino. This is America, don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Dove sono i tifosi del Napoli? Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get your bag. Yeah, yeah, or I'ma get your bag. Oh! Yeah, yeah, I'm so cold like. Non so se lo sapete. So dull like, yeah. Ma sta per arrivare la squadra! Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure bucci. Malati, malati, come tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure bucci. Ci piacciamo oppure no? Fuori la voce! Sangue nella dance floor, oh. Ci ballerò! Si canta! Anche se è soltanto un altro stupido, hey. Sexy boy, io ci sto. Come fa? E domani non lavoro qui. Ce ne stiamo distesi sopra soldi già spesi. Colazioni francesi con gli amici di ieri. Se non lo facciamo come lo immagino. Com'è? Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. A lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sfere. Lei piace, sì, oh. Lei che a te. Ho visto lei, che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Sì. Si spera a te anche la sera, vengo per trovarti in scena. Ehi, che storia, ho idea. Mi fate sentire un urlo di Maro! Abbiamo vissuto tanti momenti emozionanti, devo dire. Chi c'era l'anno scorso? Eravamo in piazza, chi c'era l'anno scorso? Dall'anno scorso, come vi ho detto, sono cambiate un sacco di cose. Abbiamo vissuto tanti momenti emozionanti. Non so se qualcuno di voi era allo stadio il giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto. In realtà eravate, immagino, divisi tra Udine, dove abbiamo vinto fisicamente lo scudetto, e Napoli. Noi eravamo a Napoli, io ero a Napoli con i ragazzi, eravamo a Napoli, avevamo montato dei maxi schermi all'interno dello stadio, chi c'era se lo ricorderà. Abbiamo montato questi maxi schermi e c'era un'atmosfera bellissima, no? Tutto lo stadio era azzurro, perché anche il settore ospite era completamente occupato dai tifosi del Napoli, perché non c'era una partita ufficiale, quindi potevamo occupare tutti i settori. E con quella serata, con quella vittoria, c'è stata una grande emozione. Quando abbiamo fatto la partita, abbiamo letto le formazioni, abbiamo annunciato il gol del nostro numero 9, Victor! E poi abbiamo fatto un sacco di feste. Ma quando abbiamo vinto lo scudetto, io avevo preparato tante frasi, tante cose, ho detto dirò questo, dirò quest'altro. Alla fine ho dimenticato tutto quello che avevo preparato e ho detto soltanto questo. Oggi, qui, ora, per sempre, entriamo tutti nella storia. Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte! Perché dopo 33 anni il Napoli è campione d'Italia! E poi allo stadio è partito questo coro. Brividi. Se siete stati allo stadio negli ultimi 4-5 anni, in quello che prima era lo stadio San Paolo, ma che adesso è lo stadio Maradona, avrete certamente cantato con noi questa canzone. Napoli resta campione! Oh, 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 oh.
tutti! Napoli resta campione! Tutti! Sarò con te! E tu non devi mollare! Abbiamo sogno nel cuore! Napoli resta campione! Sarò con te, e tu non devi mollare, abbiamo sogno nel cuore, Napoli torna campione, oh, oh, oh. Voi, voi, fatevi un applauso ragazzi, fatevi un applauso, allora, ragazzi, se mi fate lavorare, ho detto sì, quindi vi sto dicendo sì. Allora, vi chiedono di liberare le scale, perché sono delle cosiddette vie di fuga, quindi se le scale le potete liberare venite tutti sul pratone, così siamo tutti più uniti. Detto, fatto, così i nostri amici delle forze dell'ordine possono naturalmente tenere libere quelle vie di fuga. Abbiamo fatto un bel percorso in Champions League e vorrei fare un applauso ai ragazzi che ci hanno regalato delle grandi sensazioni, delle grandi emozioni, però l'anno scorso chi c'era se lo ricorderà, abbiamo fatto il The Champions in piazza, però io vorrei fare il più grande The Champions mai fatto a Di Maro. Anzi, per i giornalisti vi do un titolo: Di Maro da Champions. Tutti, tutti! Oh, dobbiamo augurare una buona Champions League al Napoli tutti! Ci dobbiamo provare! Mamma mia ragazzi, siete fantastici, fatevi un applauso! Allora, chiedo ai miei amici qua dello staff come siamo messi, ci sono... Allora, qua dietro c'è la squadra, eh? Anzi, scusate, qua dietro c'è la squadra campione d'Italia! Allora, chiedo a Palma, a tutti quelli che mi parlavano prima, siamo pronti? Ce l'abbiamo tutti? Mario, come siamo messi? Metto un altro pezzo, andiamo... Allora, manca ancora qualcuno, quindi vi metto ancora un'altra canzone e poi siamo pronti. Ah, ragazzi, nel frattempo ci facciamo l'applauso perché siamo... Ragazzi, da qua, non so se ve l'hanno già detto, ma da qua siete meravigliosi, eh? Siete meravigliosi. Allora, io che faccio? Posso andare o no? C'è, ragazzi, c'è anche... Non lo posso dire. Tra l'altro c'è una sorpresa stasera. Abbiamo portato una sorpresa qua. Che faccio, ragazzi? Posso andare? C'è qualcuno che mi risponde? Un erinda? Un minuto, quindi posso iniziare ad andare? Allora, se manca un minuto iniziamo ad andare... Tutte le mani su! Oh,
Voglio presentare il capo della comunicazione della SSC Napoli, il dottor Nicola Lombardo. Buonasera, buonasera a tutti. Abbassa che ho una comunicazione importante da fare. E allora? Abbassa sto casino. Sì. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, Doc. Vi volevo... Vai. Ti volevo mettere un po' di sottofondo. Che mister Garcia ha deciso di tenere la squadra in albergo per prepararsi bene alla partita con la SPAL. Ci sarà però un'intervista con Romedio Menghini, l'ex sindaco di Di Maro. Sì. Parleremo dei problemi della valle e anche quello degli orsi. Sì. Sto scherzando, naturalmente. Forza. Lo facciamo un applauso a tutti quelli che nel Napoli lavorano. Ci sono tantissime persone che voi non vedete. L'ho detto anche quando abbiamo vinto lo scudetto. Ci sono tante persone, adesso Nicola è qua, ma ci sono davvero tantissime persone che lavorano nel marketing, nella comunicazione, nella sicurezza. Quindi un abbraccio davvero grande a tutti quelli che non possono salire su questo palco per motivi di spazio. Ma partiamo subito. Vi presento il nuovo arrivato, il mister. Tutte le mani su per mister Rudy Garcia. Bene, bene, bene. Abbiamo mister Garcia. Aspetta, facciamo dire una parola, mister Garcia. Mister Garcia che si è già presentato bastone e carota, che è quello che ci vuole in questa società. Cosa vuoi dire, mister? Sei contento? Guarda quanta gente. Si va a perdita d'occhio. Che posso dire? Che c'è una cosa che mi è stupito da quando sono arrivato, è la felicità dei tifosi, però meglio che cantano, no? Questo è bello. Quindi grazie per i vostri cori e il vostro sostegno alla squadra. Grazie a voi, vai Decibel, è tutto tuo, il resto. Mister, c'è una grande, grande squadra con te, c'è una grande squadra e non parlo dei giocatori ma parlo del tuo team. Vice allenatore Claude Fischer. Collaboratore tecnico Stefan Jomar. Match analyst Simone Beccaccioli. Preparatore atletico Paolo Rongoni. Vice preparatore atletico Francesco Cacciapuoti. Assistente preparatore atletico Giuseppe Trepiccione. Preparatore dei portieri Alejandro Rosalén López. Il nostro team manager Giuseppe Santoro. Sul palco lo staff medico capitanato dal dottor Canonico e tutti i fisioterapisti del Napoli. Saluto e chiamo sul palco anche Ettore Prota. Adesso facciamo un piccolo gioco che ci ha portato, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, lo facciamo da un po' di anni, poi soprattutto per quelli nuovi, non so se voi conoscete tutte le caratteristiche dei nostri magazzinieri, ma ce n'è uno in particolare, chi è qua da qualche anno? Cioè, avete già capito? Allora sto spiegando a quelli che sono arrivati da poco che noi abbiamo dei magazzinieri straordinari, però ce n'è uno che ha delle caratteristiche diciamo abbastanza uniche e che quando parte una canzone lui entra così.
ormai la facciamo da tanti anni, Tommy, è una tradizione, è una tradizione. Tutti i nostri magazzinieri. Ricomincia tu. Diciamo che l'entusiasmo non manca, eh? L'entusiasmo non manca, lo dico insomma a favore di quelli nuovi. Vogliamo tutti i magazzinieri qua sul palco, salutiamo anche Antonio Di Paolo che non c'è, che è a Napoli, ma naturalmente è con noi. E allora, siamo pronti? Siamo pronti a presentare la squadra campione d'Italia. Partiamo con lui che ha appena rinnovato e che ieri sera si stava scatenando con il rap, numero 95, Pierluigi! Gollini, Gollini! Numero 16, Nikita Contini! Numero 28, Hubert Idasiak! Il nostro numero 1, Alex! I difensori, è arrivato da un po', ma è entrato nei nostri cuori con i suoi travestimenti, con le sue maschere, con il suo costume da supereroe, con il numero 5, Juan! Tolto la barba qua in ritiro, ma è sempre lui, con il numero 6, Mario! Numero 33, Edward Oberlin! È diventato papà da poco con il numero 17, Mattias Olivera! Il nostro numero 55, Leo Ostigard! Lo vedo e sorrido. Il numero 13, Amir! Numero 59, Alessandro Zanoli! I nostri centrocampisti con il numero 99, Frank Zambo! Numero 4, Diego Dembe! Numero 7, Elif
numero 8, Michael Ferruzzo. Si è sposato 10 giorni prima di me, anche se insomma nella sua famiglia cambia poco, già erano insieme, ma si è sposato da poco e ha segnato un gol fantastico che ha fatto emozionare tutti sul finale di stagione l'anno scorso, numero 70, Gianluca! Numero 68, Stanislav! Numero 26, Koli Sacco! Con il numero 31, Karim Zedatka! Con lui chiudiamo i centrocampisti, poi passeremo agli attaccanti. Il nostro numero 20, Piotr! Allora, Decibel, siamo troppi, quindi prima di passare agli attaccanti io chiedo a tutti quelli che non sono i calciatori e il mister di salutare. Facciamogli però un applauso meraviglioso, un grandissimo perché applauso. È uno staff straordinario fatto di persone che lavorano 24 ore su 24 per il Napoli. E lasciamo quindi grazie i calciatori, ragazzi, grazie. Adesso grazie. E mister Rudy Garcia, grazie a tutti, grazie. Vai Vladimir, anche tu vai. Ah, che bello, che serata meravigliosa. Facciamo un applauso a questo staff fantastico. Fanno tantissimi chilometri. Staff campione d'Italia. Staff campione d'Italia, fanno tanti chilometri con la squadra. Sono sempre con noi. Vogliamo presentare gli attaccanti? È il nostro messicano. Con il numero 11, Irving. Il numero 21, Matteo! Numero 81, quel gol non lo dimenticheremo mai, Jack! Arriva dall'Argentina il Cholito, numero 18, Giovanni! Con il numero 23, Alessio! Un saluto ai nostri amici che ci guardano dalla Georgia. Sono diventati praticamente nostri fratelli. E allora lo presento con il numero 77, Comincia! Abbiamo tanti tifosi in giro per il mondo, tantissimi tifosi in America, tanti tifosi in Sud America, tanti in Asia, ma abbiamo tanti tifosi anche in Africa e anche in Nigeria, e lui arriva proprio da lì, il nostro numero 9, Victor! Qualche giorno fa sono stato a casa sua, a Ghivizzano, dove abbiamo fatto una festa incredibile,
perché lui è un ragazzo d'oro e ripeto le stesse parole che ho detto là perché sono vere e lo rappresentano in pieno. Un grande uomo, un grande papà, un grande marito, un grande capitano, con il numero 22, Giovanni! Nicola! Sì, adesso ci sono altri tre personaggi fondamentali. Due sono in carne ed ossa, l'altro no. Edoardo e Aurelio De Laurentiis e la Coppa dello Scudetto. Prego, forza! Eccola qua la sorpresa! Eccola qui la sorpresa! Benvenuta Coppa, benvenuto Presidente, benvenuto Vicepresidente. Aurelio, tu volevi dire qualcosa, mi pare, vero? Ma sì, io innanzitutto ringrazio i nostri tifosi per i quali noi lavoriamo, per essere venuti così numerosi per onorare il Napoli, per onorare questa maglia che è la vostra ed è la nostra pelle. E io vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Allora, noi stiamo lavorando per voi e per esempio, vieni qua, oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029. Breaking news. Non lo sapevi nemmeno te, eh? Assolutamente no, notizia dell'ultima ora. Credo che non lo sapesse nemmeno lui. Alzate il fascione. Ora mi tocca pagare la cena a tutta la squadra. No, non me l'aspettavo che lo annunciasse stasera e vabbè, ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento che per me vuol dire tanto e poi naturalmente ringraziare tutti i miei compagni perché sono raggiunto questo rinnovo e il merito anche loro perché siamo una squadra e da solo non sarei nessuno, quindi un grazie anche a tutti voi e vi siete meritati la cena. E poi un saluto anche a tutti voi tifosi e ringraziarvi da parte di tutta la squadra perché insomma c'è tantissimo entusiasmo e allenarci con questo entusiasmo ci fa sentire meno la fatica, quindi grazie che ogni giorno ci fate vedere quanta passione, quanto amore avete verso la squadra e verso i giocatori, quindi grazie ancora e a presto. E da domani i rinnovi o i prolungamenti continuano e lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece aspira ad altri lidi, ma io devo assolutamente essere orgoglioso di aver avuto l'intuito, credo che non mi è mai mancato in questi 18 anni, di aver avuto l'accortezza, la sveltezza, la sintesi, la capacità di sintesi di fare un volo d'uccello e in 9 giorni, finita la festa del 4 giugno, avere qui con noi il nostro nuovo allenatore. Come il romanzo di Sepulveda, la Gabbanella e il gatto. Allora Rudy,
che promessa facciamo a questi meravigliosi tifosi? La stessa che il presidente, stessa promessa che il presidente. Allora guardate, facciamo una cosa, voi siete venuti fin qui e io vi ringrazio perché venite dal nord, anche dall'Europa. Noi ci trasferiremo poi dal 28 a Castel di Sangro e lì veramente saranno giorni duri di preparazione, giorni duri di mercato, dove la squadra verrà messa a punto in maniera definitiva, e lì vi prometto che potremo verso il 12 di agosto dirvi dove l'anno prossimo potremo arrivare. Voi sapete che l'altro anno vi avevo promesso lo scudetto, quest'anno, poiché abbiamo un nuovo allenatore, abbiamo una squadra in evoluzione, in costruzione, proprio grazie alla capacità di Rudy Garcia e dei suoi aiuti, dei nuovi preparatori atletici che si sono uniti anche ai precedenti che avevamo, e quindi è una squadra straordinaria. E il 12 agosto io vi prometto che vi dirò, come feci l'altro anno anzitempo, forse misconosciuto in casa mia, quasi mi presero in giro, avevo promesso lo scudetto e lo scudetto è arrivato. Vediamo adesso il 12 che cosa vi posso promettere. Grazie, grazie a tutti. Presidente, io direi, visto che ce l'abbiamo qua, abbiamo il capitano, abbiamo tutti, vi voglio tutti qua davanti con la coppa, tutti qua con la coppa, presidente, anche lei, perché l'alziamo di nuovo al cielo. E l'alziamo al cielo di Di Maro. L'alziamo di nuovo. Alzala, capitano. Ragazzi, grazie di cuore ragazzi, grazie per quello che avete fatto sul campo e grazie per quello che avete fatto per noi. Grazie. La squadra di diavoli, diavoli con le corna. Hai usato la parola, eh? Grazie Nicola. Vi lascio a Decima e Bellini e poi all'ex sindaco di Di Maro per l'intervista che c'è. Il sindaco c'è? Adesso arriva. Facciamo serie, dai, facciamo serie. Andrea Lazzaroni, Andrea Lazzaroni, Lazzaroni. C'è il sindaco? Che poi, se vogliamo, anche il sindaco è un po' campione d'Italia, perché... Sindaco! Andrea Lazzaroni, sindaco di Di Maro. E poi... Non può non esserci. Eccolo! Eccolo qua il sindaco. Che ti aspettava. Vai, sindaco. Ciao, sindaco. Vai. Sei anche tu un po' campione d'Italia, sindaco, eh? Eh sì, lo siamo. Mamma mia, da qua, che emozione. Bene, buonasera a tutti e una parola soprattutto, grazie. Grazie, che è la parola più bella, perché, e lo dico da parte del nostro popolo, il Trentino, al popolo napoletano, che è tutto qua. Cosa vi devo dire? Grazie di questa invasione bellissima, felicissima. Ci avete regalato un sogno, come ha regalato un sogno la squadra, e siamo anche noi campioni d'Italia. Lasciatemi dire che veramente abbiamo trepidato, abbiamo visto la vittoria, abbiamo lavorato tantissimo per questo, che è il ritiro più bello di sempre, solamente perché ci siete voi. E adesso, se mi lasciano un minuto solo, voglio anch'io citare la formazione con la musichetta, perché i ringraziamenti vanno fatti con la musichetta.
quello che vuoi, sei tu, comandi tu. L'anno scorso comando io, non sono sentito una scarica, quindi comandi tu quest'anno. Siamo pronti per la formazione? In difesa APT Val di Sole. Vai, poi, faccio io l'olè, vai. Con tutti. No, io faccio l'olè, vai. Appena più avanti, sono un grande tecnico. Ci sta. Trentino Marketing. Olè! Poi chi c'è ancora a centrocampo che gestisce tutto? La Provincia Autonoma di Trento. Olè! Attaccanti. Il Comune di Maro Folgari dai suoi cittadini. Olè! Poi chi c'è ancora? Ci sono tutti quelli che hanno organizzato, i miei pompieri. Olè! La Croce Rossa. Olè! I carabinieri in congedo. Olè! Le forze dell'ordine qui. Olè! Per la vostra sicurezza. Olè! Capitanate dal questore Improta e dal vicequestore Ascione. Olè! Punta i tifosi del Napoli. Forza Napoli! Grazie sindaco. Il sindaco ha detto anche che offre da bere a tutti, non so dove devono andare. Tutti, ragazzi, nel Meledrio. Allora, è sabato sera. Nicola, io prima di lasciarti andare vorrei approfittare un secondo per salutare te, naturalmente l'ufficio stampa, e approfittare per salutare i giornalisti che sono arrivati qua da ogni parte, certamente, d'Italia e del mondo, certamente. Quindi grazie alla stampa. E anche d'Europa, anche d'Europa. D'Europa, insomma, tutti i giornalisti. Grazie, Nicola Lombardo, grazie. Grazie a voi, forza Napoli. È sabato sera e come d'abitudine vi faccio ballare. Dai che dopo togliamo le transenne e vi faccio venire qua sotto. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. People just want more and more freedom and love. Boy. What he's looking for. Si salta su. Abbraccio l'amico con cui vai allo stadio, vai. Abbraccio, abbraccio, abbraccio. Mi fa piacere. Tu vieni qui da me. Vedrai che il cielo ti fa.